Game Time non è solo videogiochi, ma è anche tutto ciò che ruota intorno al mondo dei videogame, o in questo caso ciò che permette di videogiocare al meglio, ossia una scheda grafica, uno dei componenti essenziali in un moderno PC ad alte prestazioni. Oggi vogliamo presentarvi l'ultima novità in fatto di schede grafiche, ossia la nuova serie Radeon 6008 di AMD. Siamo alla seconda generazione di schede DirectX 11 dopo la fortunata famiglia 5000 che ha spiazzato un po' Nvidia e ha permesso ad AMD di conquistare la leadership del mercato della grafica. La serie 6008 non è una rivoluzione, ma è un'evoluzione dell'architettura della serie 5000. La vera rivoluzione infatti arriverà con la prossima serie, la 6009, verso la fine di questo mese. Alla base c'è un chip grafico, in gergo si definisce GPU, chiamato BARZ, che è stato ottimizzato in diversi aspetti. Due gli obiettivi: migliore efficienza e consumi più bassi. La serie 6008 si compone di due modelli: la 6850, che vedete qui, è una scheda dal prezzo di circa 160€ con 1 GB di memoria GDDR5, ben 960 processori paralleli per il calcolo della grafica e con un consumo a pieno carico di soli 127W. La versione di punta, invece, che è quella che sta dentro il PC con cui sta giocando Raffaele, è la 6870, che ha dimensioni leggermente maggiori, anche qui 1 GB di memoria GDDR5, ma naturalmente più veloce. Superiore anche la frequenza del chip grafico, che passa dai 775 MHz di questo modello a ben 900 MHz in questo caso, e il numero di processori paralleli che arriva a 1120, ovviamente anche il consumo è maggiore, siamo a 151W, il prezzo è di circa 220€. Le schede Radeon della serie 5000 avevano introdotto iFinity, ossia una tecnologia che permetteva con una sola scheda grafica di pilotare fino a 3 monitor ciascuno a risoluzione Full HD per lavorare o giocare nella cosiddetta modalità surround. Le schede 6000 portano questo concetto un passo oltre, infatti ognuna può addirittura pilotare 6 schermi grazie al nuovo standard DisplayPort 1.2. Chiaro, non è una cosa alla portata di tutti i videogiocatori, anche se i prezzi dei monitor stanno scendendo molto rapidamente, ma lo spazio anche quello sarebbe un problema. Comunque, come vedete, sul retro di queste schede sono presenti i connettori DVI, HDMI e DisplayPort che permettono di gestire i vari schermi. iFinity non richiede giochi sviluppati appositamente, ma è compatibile con tutti i titoli DirectX in commercio, anche se ovviamente è possibile sviluppare tenendo conto di questa tecnologia e quindi utilizzando ciascuno schermo magari per una funzione diversa. Ho provato a sintetizzare al massimo gli aspetti più tecnici di queste schede, in realtà ci sarebbe molto altro da dire, ma questa trasmissione vuole fare divulgazione e non rivolgersi ad una nicchia di esperti, quindi passo a mostrare le prestazioni facendo una premessa. La scheda in questo momento gira su un sistema AMD Phenom 2090T, quindi una CPU a 6 core con frequenza di 3.2 GHz, importante sottolinearlo perché quando si acquista una scheda grafica di ultima generazione per giocare è bene abbinarla ad un processore abbastanza potente. I due componenti sono strettamente correlati tra loro, aggiornandone solo uno si rischia di limitare le prestazioni dell'altro. Vediamo allora la serie 6008 in azione. Raffaele sta giocando a F1 2010 di Codemasters, uno degli ultimi titoli ad uscire sul mercato, un titolo DirectX 11, quindi che fa uso al meglio della tecnologia di queste schede grafiche. Lo stiamo giocando con dettaglio al massimo in risoluzione Full HD. Raffaele, come lo trovi? La fluidità è veramente molto molto buona. Abbiamo giocato con anti-aliasing disattivato e non abbiamo riscontrato nessun tipo di problema. Con anti-aliasing 2x regge, non oltre, non bisogna andare oltre con questa scheda. E stiamo parlando comunque di un titolo davvero molto impegnativo. Per quanto riguarda il modello 6850, invece le prestazioni sono intorno al 15-20% inferiori. In passato, per giocare al meglio, era necessario procurarsi schede grafiche dal costo di 500€, diversamente si doveva scendere a compromessi. Oggi invece basta meno della metà di quella cifra per poter giocare al massimo del dettaglio e a risoluzione Full HD. Sia la Radeon HD 6850 che la Radeon HD 6870 lo permettono e rappresentano un ottimo acquisto per quegli appassionati che cercano alte prestazioni ad un prezzo conveniente.